Come conquistare una persona del segno della bilancia? È una sfida, è una sfida. Innanzitutto bisogna tenere presente, parlando della bilancia, due aspetti fondamentali. Qui ovviamente devo andare rapido in modo molto generico, però la bilancia è un segno d'aria, e questo per i meno esperti di astrologia rende la bilancia parente molto stretta del Gemelli e dell'Acquario, gli altri due segni d'aria. E poi è un segno clamorosamente doppio. Questo tic tic, se sentite, non so se lo sentite, è il mio cane che decide di camminare qua adesso. Dunque, questi due elementi, segno d'aria e doppiezza del segno, la rendono molto particolare e molto simile ai Gemelli, seppur con grandissime differenze. In cosa consiste la peculiarità del suo essere segno d'aria? La leggerezza, la vaporosità, questo suo essere un segno colorato, fresco, svolazzante, effimero per certi versi. Io li definisco a volte come degli impermeabili colorati, perché in genere sulla bilancia scorre tutto, loro si lasciano scorrere addosso di tutto, però quando ti avvicini ti rendi conto che quell'impermeabile toccando il tessuto è fibra di titanio, perché l'inflessibilità e la severità della bilancia è qualcosa di raro nello zodiaco. Ecco l'altra faccia. Da una parte abbiamo il lato effimero, leggero, l'impermeabile colorato su cui tutto scorre, dall'altro questa austerità, questa severità, questa inflessibilità, questo rigore incredibile. Vi ricordo sempre che una bilancia per eccellenza era Margaret Thatcher, la Lady di Ferro, Pizzi, Merletti, il buon gusto e quella sorta di manierismo e di eleganza che contraddistingue la bilancia, però Lady di Ferro. Questo è l'aspetto bilancia meno conosciuto. D'altronde è un segno governato sia da Venere che da Saturno, quindi abbiamo questa doppia conflittualità. E in genere si dice che c'è la bilancia che propende verso il tipo Venere e quella verso il tipo Saturno. Io non sono d'accordo. Ogni bilancia che si rispetti vive la dicotomia interna fra questa leggerezza amorosa e questa inflessibilità, appunto, saturniana. Detto ciò, un segno del genere non può che avere come chiave del suo essere il verbo condividere. Per la bilancia condividere è tutto, ed ecco che ci avviciniamo a come conquistarli. La bilancia deve condividere ogni dettaglio, altrimenti è come se non lo avesse vissuto. Però al tempo stesso, e questo non lo rivela tanto facilmente, al tempo stesso soffre di questa condivisione perché vuole essere libera. Cioè, anche qui, da una parte non so prendermi un caffè da sola o da solo perché è come se non l'avessi preso. Devo condividere tutto per sentirmi vivo, per sentirmi viva. Dall'altro, però, se condivido tutto mi sento oppresso, mi sento oppresso. È una cosa un po' pazza, perché la bilancia un poco pazza è. Esperta giocoliera di parole, la bilancia le parole le usa come i gemelli. E infatti la realtà, la bilancia, la trucca e la capovolge come vuole. Esponente celebre della bilancia, a questo proposito, tutte persone che hanno a che fare col trasformismo, trasformismo in senso estetico, e attenzione, cito sempre Oscar Wilde, o Loretta Goggi, o Renato Zero, tanti altri artisti che col trasformismo hanno avuto a che fare. Oscar Wilde disse: "Datemi una maschera e vi dirò la verità." È questo un artificio della bilancia che in un certo senso è sempre un po' teatrale. Fatta questa premessa, ovviamente succinta, come conquistarli? Condividendo con loro tutto. Però attenti, perché come ho detto prima, loro vogliono condividere, ma al tempo stesso saranno stufi di voi perché si sentono oppressi. Dovete mediare, riuscire a condividere con loro quanto basta per farli abituare a voi. È brutto questo verbo, ma è adatto. Abituarli alla necessità della vostra compagnia, ma al tempo stesso non soffocarli. Ricordatevi che sono dei predatori che amano giocare il ruolo della preda provocante. Ricordatevelo sempre, come ricordatevi sempre che il loro estetismo è una chiave del loro essere. L'estetica, il senso del bello, poi per carità, non è che tutte le bilance hanno il senso del bello, ma tutte le bilance hanno una chiave estetica nella loro vita. Nietzsche era bilancia, Lecce Homo. L'estetica per loro è qualcosa di molto importante. Quindi andiamo alle cose di
normale amministrazione. Se volete regalargli qualcosa, non fategli una sorpresa. La sorpresa, la bilancia è troppo schizzinosa per le sorprese. Magari potete sorprendere la vostra bilancia facendole recapitare a casa l'indomani quell'oggetto, quel vestito, quel qualcosa che aveva adocchiato il giorno prima in vetrina e aveva esaminato al microscopio come fa la bilancia. Li potete sorprendere così, ma pensare di poter scegliere una bilancia, dimenticatevelo. Tutto deve essere sufficientemente chic. Attenzione, non patinato sempre, perché la bilancia ha un che di sbarazzino. Però potete offrirgli la cena nel ristorante a 5 stelle o anche il picnic in riva al lago. Ma quel picnic deve avere quella tovaglietta, quel cestino, quel panierino. Deve esserci qualcosa che richiami il senso del bello estetico. Dico sempre che il sogno erotico di ogni bilancia è a metà tra una cena in ambasciata e il magico mondo di Amélie. Non so se vi ricordate il film. Ecco, mettete un soggetto che da un lato vuole essere sedotto in una cena in ambasciata, così. Dall'altro il magico mondo di Amélie. Magico e fantastico mondo di Amélie. Adesso non mi ricordo esattamente com'è il titolo, non vorrei fare una gaffa. Detto ciò, i regali ve l'ho detto, cercate di sorprenderli con quanto loro hanno già scelto. Romantici sì, ma non siate però stucchevoli, perché la bilancia vuole farlo stucchevole lei, se lo fate voi E soprattutto siate leggeri, perché la bilancia, quello che realmente detesta è la pesantezza, ce l'ha di suo già. Lei ha un lato severo che dovete subire, perché in casa quello che decide la bilancia o al lavoro è verbo, è sentenza, pum. Dovete dargli quella leggerezza che li fa sentire impalpabili, desiderati, leggeri, appunto un impermeabile che tutti vorrebbero indossare, ma che si concede solo a voi. Si concede solo a voi, punto interrogativo, perché un segno svolazzante, mi stava scappando un gesto, è un segno svolazzante, la bilancia è un segno svolazzante, ma dei flirt però. È la regina assoluta dei flirt. Tant'è vero che il grande amore per la bilancia fondamentalmente è un flirt che dura tutta la vita, perché in questo si annida il disimpegno della bilancia. La bilancia in un certo senso è diplomatica perché delega agli altri, e anche l'amore va bene fino a quando non è troppo oppressivo. Quali sono i segni più gettonati, quali più fortunati con la bilancia? Tutti. Non in altri luoghi mi sono espresso più nel dettaglio, qui tutti, nel senso che ognuno va bene, forse un capricorno è il meno adatto, forse una vergine di quelli per pignolo, forse uno scorpione troppo possessivo o uno scorpione troppo mega, appena c'è il troppo non va bene, anche un gemelli troppo svolazzante, un acquario troppo viaggiatore vanno... Alla bilancia in amore piace una via di mezzo, sufficientemente seria la persona da ancorare il sentimento, ma sufficientemente leggera da permettergli di svolazzare, con ironia e colore. Avete presente la signora in giallo? Ecco, Jessica Fletcher. Guarda caso, Angela Lansbury è della bilancia e non poteva che essere così. Ogni bilancia che si rispetti per me è un po' Jessica Fletcher, omicidi, cadaveri, disgrazie, ma lei tranquilla, sorridente, risolve il caso, cambia d'abito 3, 4, 5 volte, viaggia per il mondo scrivendo libri e poi torna a Cabo Tocco, dove ha seppellito il marito e centinaia di altri abitanti di Cabo Tocco. Fatta questa parentesi, ultimissimo dettaglio. Non lasciatevi scoraggiare quando la bilancia scopre che è amore e tenterà di farvi fuori, perché siccome da segno d'aria ha una certa paura dei legami con la L maiuscola, quando sente che è amore vero tenterà in qualche modo di rompere il rapporto. Lì dovete essere bravi. Certo, non dovete essere degli stalker, perché altrimenti se vi vuole fare fuori non dovete proprio essere lì per forza. E poi, e veramente concludo, abbiate tanta pazienza con i messaggi, con i telefonini, con le chat, perché la bilancia, voi le mandate un WhatsApp, ve ne arrivano 36. È fatta così, deve condividere ogni virgola e voi dovete far finta o realmente condividere.